Una buona serata, nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e con la rapina alla Biper di Vasto avvenuta questa mattina. I rapinatori sono entrati in azione alle 10, hanno malmenato un cassiere e si sono fatti aprire la cassaforte, fuggendo poi con tutto il contenuto. Dunque, svaligiata la filiale Biper di Vasto in una settimana che è stata caratterizzata nel Chietino da una preoccupante escalation di violenza. Il servizio di Alfredo Primante. Il colpo è durato pochissimo. I due rapinatori che avevano i volti mascherati hanno intimato al personale di aprire la cassaforte malmenando un cassiere. Hanno poi afferrato il denaro sistemandolo dentro alcuni sacchetti e sono scappati via a piedi lungo via Tobruk prima di salire a bordo di una Fiat Panda. Sono le scene vissute questa mattina a Vasto, attorno alle 10, nella filiale della Biper. Svuotata l'intera cassaforte per un colpo evidentemente ben studiato e pianificato. L'ennesimo in questa settimana santa che ha visto la provincia di Chieti protagonista della cronaca regionale per un'improvvisa recrudescenza della criminalità organizzata e non. L'impiegato stava facendo un'operazione tranquilla di versamento quando arriva questo tipo incappucciato, mascherato, mascherato da demone con taglierino puntato, intimando appunto dicendo all'impiegato di dover aprire la cassaforte altrimenti ci avrebbe fatto del male. Niente, queste sono. Erano in due. E poi subito dopo è arrivato un secondo ladro, molto più alto, robusto, che appunto diceva di fare più veloce, di metterci Meno poco tempo. tempo, meno tempo, e dopo subito hanno colpito l'impiegato con un calcio e un pugno e sono scappati. Sul colpo indaga la polizia di Vasto. Sul posto sono arrivati sia il commissario capo Fabio Capaldo che l'ispettore Carmine Pontassuglia. Il cassiere della banca, preso a calci e pugni, è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso del San Pio da Pietralcina di Vasto. Allarme e sicurezza anche a Lanciano dopo gli ultimi episodi che sono accaduti in settimana. Il sindaco Mario Pupillo è costantemente aggiornato dalle forze dell'ordine. Sulle vie di accesso alla città c'è un capillare sistema di videosorveglianza. Vediamo. Si torna a parlare di problema sicurezza a Lanciano dopo l'ondata di furti di qualche anno fa. Adesso purtroppo si è passati alle rapine, non solo la città di Lanciano, anche nei comuni limitrofi. Sindaco, qual è il polso della situazione? Ma il polso della situazione c'è una recrudescenza come spesso può succedere per tutti i fenomeni. Quest'ondata che c'è stata adesso ovviamente preoccupa la popolazione, preoccupa noi sindaci e anche come presidente della provincia, però devo dire che il contatto con il signor Questore e con la prefettura è continuo. Anche ieri noi ci siamo sentiti, oltre che per gli auguri di Pasqua, per avere, diciamo, notizie e rassicurazioni. Le forze dell'ordine stanno facendo di tutto, abbiamo la massima fiducia e un contatto continuo che ovviamente attraverso i vari meccanismi di informazioni e di registrazioni anche con le nostre telecamere, in particolare qui a Lanciano, noi andiamo a collaborare giornalmente. Quindi, penso che i cittadini debbano avere massima fiducia nelle istituzioni perché il lavoro, c'è quel lavoro che si vede, ma anche quel lavoro nascosto, oscuro, di intelligence che ovviamente viene fatto con discrezione. Allarme e sicurezza anche nella città di Chieti. Allora il consigliere Ferrara e l'avvocato Gallucci vogliono riportare all'attenzione del Consiglio Comunale il problema della microcriminalità. Li ascoltiamo. Io il 16 ottobre dell'anno scorso ho presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno insieme con il consigliere Luigi Febo sulla microcriminalità nella nostra cittadinanza. Questo ordine del giorno scaturiva da esigenza e da allarme di molti concittadini con cui io come consigliere comunale e medico di famiglia e l'avvocato Gallucci come rappresentante di un'associazione
di società civile, la gente d'Abruzzo, veniamo a contatto tutti i giorni. La microcriminalità, chiamata anche criminalità predatoria, è caratterizzata da furti, da scippi, da raggiri, soprattutto alle persone anziane e indifese, e crea, oltre che molta paura e molto allarme, anche un senso di frustrazione da parte delle persone colpite, in quanto quasi sempre il colpevole non viene trovato e perseguito. Io chiedevo con questo ordine del giorno la creazione di un tavolo di lavoro, un tavolo tecnico a cui facesse parte il sindaco, un assessore competente, almeno un paio di consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che si coordinasse con le forze dell'ordine e insieme con loro creassero le premesse per la costruzione di antidoti e quindi anticorpi per combattere questa microcriminalità. Avvocato, tornerete allora di nuovo a conferenza stampa oggi per dire stiamo ancora qui e vogliamo avere risultati? Senz'altro sì, noi vogliamo riportare all'attenzione del Consiglio Comunale questa iniziativa, che ripetiamo è un'iniziativa tutta finalizzata a migliorare le condizioni di vita nella nostra città, e soprattutto chiediamo che questa iniziativa non venga strumentalizzata, perché è un'iniziativa di carattere sociale, di carattere bipartisan, prova ne è la condizione politica antitetica nella quale siamo collocati io da una parte e il dottor Diego Ferrara dall'altra. Cambiamo argomento adesso a Pineto, ormai è ufficiale l'introduzione della tassa di soggiorno, slitterà al prossimo anno 2019, decisione confermata anche dal sindaco Robert Verrocchio, che spiega anche l'introduzione della Pineto Guest Card, vediamo. Sindaco Roberto Verrocchio, allora adesso possiamo dirlo, ci sono anche i crismi dell'ufficialità, questa tassa di soggiorno di cui si parla tanto, non solo a Pineto, anche in altri comuni limitrofi, almeno a Pineto slitta nel 2019. Sì, di poche ore il Consiglio Comunale che ha approvato la delibera di slittamento del 2019, perché in realtà era previsto anche nel 2018. La scelta è stata fatta in seguito a un lungo confronto tra l'amministrazione, tra me nello specifico, cioè tra il sindaco e gli operatori del settore, sul tema dell'introduzione dell'imposta di soggiorno. Devo dire che c'è stato un confronto leale, costruttivo, quindi anche un ringraziamento va agli operatori del settore. Ovviamente all'interno di un percorso richiesto agli operatori e condiviso, quindi, che prevede un tavolo tecnico che da subito si metterà allo studio dei dati turistici al fine di ponderare bene le tariffe, perché le tariffe possono essere differenziate di mese in mese, di tipologia dell'ospite piuttosto che gruppi eccetera, o l'età. Lo stesso tavolo tecnico che poi nell'ambito di questa intesa, composta da rappresentanti, dagli operatori che poi avranno a che fare con l'imposta, quindi albergatori, campeggiatori, balneatori, B&B, affitta casa eccetera, sarà quel tavolo che poi si confronterà con l'amministrazione comunale anche per programmare poi i proventi. Ecco, ma è vero che ci sarà anche una guest card, una carta per il visitatore che può accedere anche ad una scontistica particolare? Sì, questa è una proposta che è arrivata proprio in ambito di questi incontri, perché l'idea è di consegnare una card, il titolo scelto appunto è Pineto Guest Card, a tutti quegli ospiti che saranno, che sceglieranno la nostra città e che staranno all'interno di strutture regolarmente classificate, ovviamente. Perché specifico regolarmente classificate? Perché nell'ambito dell'intesa, perché la legge già lo prevede, ovviamente verranno mappate anche le case private, perché sono centinaia di case che magari sono assegnate alle agenzie e poi legittimamente molti privati affittano per l'estate, però è giusto che si sia tutti all'interno di un circuito, e quindi quella card consentirà al turista di beneficiare di scontistiche piuttosto che di servizi o visite a musei eccetera. Ovviamente i contenuti di questa card adesso verranno studiati nel corso dei prossimi mesi, però è uno degli obiettivi, anche per dare un segno di quel qualcosa in più che la nostra città vorrà offrire con l'introduzione dell'imposta di soggiorno.
Ci spostiamo a Pescara adesso perché è approdata alla firma la convenzione tra Ferrovie e Comune di Pescara appunto per la riqualificazione della stazione centrale che si inserisce all'interno del progetto complessivo di rigenerazione dell'area di risulta che punta a diventare hub della mobilità sostenibile cittadina. Vediamo. Intermodalità è la parola d'ordine con la quale Ferrovie Italiane e Comune di Pescara hanno firmato la convenzione che avvia il progetto di riqualificazione della stazione di Pescara Centrale nell'ambito del disegno complessivo di realizzazione del parco centrale cittadino che prevede parcheggi e anche un tunnel sotterraneo per il passaggio dei mezzi su gomma direttamente collegato ai binari ferroviari. Un hub, insomma, previsto nel piano della mobilità sostenibile del Comune di Pescara. Il concetto è che l'operazione di riqualificazione dell'area ex di risulta, noi piace chiamarla parco centrale, passa anche attraverso una valorizzazione dell'immobile della stazione, che è uno spazio enorme, grandissimo, frutto del gigantismo degli anni Ottanta, e oggi c'è questa necessità, da un lato favorire l'intermodalità e poi c'è il tema dell'uso degli spazi lì presenti, spazi che sono destinati a servizi primari ma anche a servizi secondari come in molte stazioni italiane a servizio dei viaggiatori, ma con la possibilità comunque di destinare una quota di questi spazi anche alla luce delle previsioni urbanistiche di settore all'uso pubblico. I tempi. Questo naturalmente è subordinato all'avvio dei lavori dell'area di risulta. L'amministrazione adriatica insieme a Ferrovie punta, come detto, a rendere vitale il gigante oggi abbandonato, cioè l'edificio della stazione centrale, anche per combattere criminalità e degrado. Giulio Del Vasto, direttore compartimentale di RFI, ha annunciato che proprio oggi sono partiti i lavori di rinnovo delle 5 scale mobili all'interno della stazione, ma tutti gli spazi vuoti e inutilizzati che oggi offre la stazione pensata negli anni Ottanta sono di difficile gestione. Secondo l'amministratore delegato di 100 stazioni, Sara Venturoni, che nel cognome tradisce le sue origini teramane, il progetto può far tornare la stazione al centro della vita cittadina. Con risorse a disposizione, lato Rete Ferrovie Italiana, sulla riqualifica degli spazi e sullo sviluppo appunto dell'accessibilità e dei servizi interni alla stazione, lato Comune sulla rigenerazione dell'area di risulta con la realizzazione di un parco urbano che non ha precedenti in Italia, anche dal punto di vista delle dimensioni per la città di Pescara, rimettendo a posto tutti i servizi di intermodalità e privilegiando la qualità dello spazio urbano destinata alla pedonalità, alla ciclabilità, quindi rendendola un effettivo spazio a servizio della collettività. L'intermodalità invece su gomma, e questa è una scelta che riscontriamo nelle linee strategiche del piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Pescara, dimostra che l'amministrazione intende rivitalizzare la città anche puntando su delle forme di mobilità che sono delle forme di mobilità moderne. E a proposito di mobilità e trasporti, non riprenderanno dopo le festività pasquali i cantieri su A24 e A25. Manca la delibera del CIPE che rifinanzia gli interventi, molti dei quali per la sicurezza dei viadotti. A rischio ci sono 700 posti di lavoro. Sulle tariffe, Strada dei Parchi propone un allungamento della concessione, oggi trentennale, per dilazionare gli aumenti. Vediamo. Si allungano i tempi, ma non per colpa delle ferie pasquali. Di mezzo, difatti, c'è la creazione del nuovo governo, ancora da formare. E poi, ci sono 700 lavoratori, ergo 700 posti di lavoro in bilico. E l'urgenza di far ripartire i cantieri per la messa in sicurezza di A24 e A25. Sta andando avanti, difatti, sui tavoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il dialogo con Strada dei Parchi. Sul nuovo PEF, il piano economico finanziario valevole per la crescita delle due autostrade abruzzesi A24 e A25, attualmente sotto la direzione della concessionaria di riferimento del gruppo Toto. Brutte nuove però sul fronte dei lavori di messa in sicurezza dei viadotti, lavori urgenti come ci tiene a precisare Mauro Fabris, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Strada dei Parchi. Gli investimenti sulle due arterie di comunicazione che erano stati previsti inizialmente ammontano a 31,1 miliardi di euro. Dopo Pasqua, è la notizia che daremo oggi, dopo Pasqua non si riapriranno i cantieri sull'autostrada, perché noi aspettavamo questa delibera CIPE per poter rifinanziare i cantieri. Purtroppo i soldi sono finiti, perciò 700 operai e dopo Pasqua non torneranno i cantieri. È ovvio che nel nuovo PEF si discute anche di tariffe e quindi vedremo lì che tariffe vengono fuori. Noi ad esempio proponiamo di
di allungare la scadenza della concessione, di modo che si possa appunto diluire ulteriormente il tema tariffario, insomma. Andiamo a Teramo adesso, dove il nuovo vescovo Don Lorenzo Leuzzi ha partecipato per la prima volta alla suggestiva processione della Desolata, che si tiene ogni anno in città all'alba del Venerdì Santo. I riti pasquali proseguiranno oggi pomeriggio con l'altra attesissima processione, quella del Cristo Morto, il servizio di Tania Bonnici Castelli. I riti che si ripetono ogni anno a Teramo per la Settimana Santa sono famosi e non solo in Abruzzo. All'alba di questa mattina, ancora una volta, tantissimi fedeli, preceduti dal nuovo vescovo Lorenzo Leuzzi, hanno partecipato alla processione della Desolata, che rievoca la ricerca della madre angosciata del figlio Gesù condannato a morte. La ricerca della Madonna avviene in 7 chiese di Teramo, che rappresentano anche i 7 dolori di Maria Addolorata. La processione è organizzata dall'Arciconfraternita dei Cinturati ed inizia puntualmente alle 4 di mattina, quando è ancora buio. Il corteo segue la statua linea della Vergine Addolorata, detta appunto la Desolata, uno splendido simulacro issato su una portantina lignea con un panno nero portato a spalla da donne vestite a lutto. La processione del Cristo Morto si svolgerà invece nel pomeriggio di oggi, Venerdì Santo, ed è curata dall'Arciconfraternita della Santissima Annunziata, dalla cui chiesa la processione parte. Si tratta di un corteo molto più pomposo e solenne, dove sfilano tante statue, autorità cittadine e anche figuranti. La processione è aperta da un confratello dell'Annunziata, incappucciato e vestito di nero, che porta una pesante croce di legno, dove pende il panno bianco del sudario. Seguono le statue lignee di San Michele Arcangelo e la Fede, vestita di bianco, raffigurante un giovane che porta una croce e che rivolge lo sguardo al cielo. Quindi le statue simboli della passione, il calvario, la corona di spine, la colonna della flagellazione, la tunica, la lancia e il gallo. Seguono quindi i fedeli e le ultime due statue, il Cristo Morto e la Madonna Addolorata. Il simulacro del Cristo Morto è adagiato su una splendida lettiga, una delle bare più importanti d'Abruzzo. Un baldacchino coperto da veli e stoffe preziose, con le aste sorrette da 4 angeli, che poggia su un grande tappeto nero ricamato d'oro, realizzato nel 1852 per volere della famiglia teramana Bonolis. Andiamo all'Aquila adesso, dove il Consiglio Comunale ha approvato a tarda notte il documento unico di programmazione e bilancio 2018-2020 con l'opposizione della minoranza. Vediamo. Il Consiglio Comunale dell'Aquila nella notte ce l'ha fatta ed ha approvato a maggioranza, 20 sì, 11 non astenuto, il documento unico di programmazione triennale, il DUP, il primo dell'era Biondi. È un nuovo strumento di programmazione obbligatorio dal 2016 per tutti gli enti locali. L'approvazione ha visto però il voto contrario di tutta l'opposizione, a eccezione di Lelio De Santis, che si è astenuto. Insieme al DUP c'era il bilancio di previsione 2018-2020. L'opposizione aveva presentato 150 emendamenti. Il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, ha voluto comunque che l'Aula si esprimesse, anche se gli emendamenti avevano ottenuto da parte degli uffici competenti parere di regolarità tecnica e contabile negativo. I consiglieri di opposizione hanno motivato il proprio voto contrario dicendo al centrodestra di aver presentato un DUP troppo generico. Carla Cimoroni di Coalizione Sociale ha parlato di un documento sciatto e approssimativo. Paolo Romano del Passo Possibile ha evidenziato tante mancanze. Non è stato dato spazio, ha detto ad esempio, nemmeno agli ordini del giorno approvati della stessa maggioranza nei mesi scorsi. Il sindaco Pierluigi Biondi, tornato dalla Russia, ha fatto visita al Consiglio Comunale soltanto nel tardo pomeriggio e ha ammesso: sicuramente non è il miglior documento di programmazione possibile, ma rileggetevi quello dell'anno scorso, non c'era nulla. Il sindaco ha rimarcato le difficoltà dovute al personale. Parlando ad esempio di quelli del concorsone RIPAM, si sarebbe aspettato risultati diversi, era necessario trattenerli. Invece stanno andando via perché non hanno prospettive di assunzioni certe. Il primo cittadino ha voluto poi rivendicare alcuni risultati raggiunti nel primo anno di epoca Biondi: riorganizzazione della macchina comunale, atto di indirizzo per la nomina dei vertici delle partecipate, controllo analogo, gli 8 milioni di euro stanziati per la mobilità elettrica. Questi sono solo alcuni punti. E adesso apriamo la pagina dello sport, molto ampia, perché si apre con la Serie B, ovviamente con il Pescara che cade anche a Brescia nella partita di ieri sera, 2-1 per la formazione di Roberto Boscaglia. È crisi nerissima per il Delfino, con la posizione del tecnico Massimo Epifani che traballa. Riviviamo la partita nel servizio di Paolo Renzetti. Okay.
Sarà una Pasqua amarissima e di passione per il Pescara, che crolla anche a Brescia perdendo la 14ª gara della stagione, ma soprattutto uno spareggio salvezza importantissimo con il Brescia, che con tutti i suoi problemi ha sovrastato soprattutto nella ripresa un Delfino ancora largamente insufficiente. Situazione che si fa delicatissima in casa abruzzese con il tecnico Epifani, che ha raccolto appena un punto nella sua gestione di 5 gare. Cambia ancora formazione Epifani, riproponendo in difesa Gravion, a centrocampo Valzania, mentre in attacco al fianco di Mancuso c'è Bunino. La gara del Rigamonti vede il Brescia fare la partita, con il Pescara che però al 24esimo approfitta di una clamorosa scivolata in area di Somma, permettendo a Bunino di crossare a centro area per Koulibaly, che praticamente a porta vuota mette alle spalle dell'incolpevole Minelli. Il vantaggio permette alla formazione biancazzurra di amministrare un po' la gara per qualche minuto, ma solo purtroppo fino al 31esimo, quando Torregrossa in area pescarese fa tutto bene controllando la sfera e poi girando in porta con Fiorillo, costretto a raccogliere il pallone nel sacco. Tutto da rifare per i ragazzi di Epifani, che però non si chiudono e anzi ribattono colpo su colpo, rischiando però al 44esimo, quando Torregrossa da buona posizione impegna a terra Fiorillo che para. Il Delfino chiude il primo tempo in avanti, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Al quarto d'ora è proprio il neo entrato Spalek a chiamare Fiorillo ad una parata difficoltosa in calcio d'angolo. La pressione dei Lombardi è ad intermittenza, con Boscaglia che manda in campo anche Curcio per Longhi. I biancazzurri tengono botta, non riuscendo però a pungere e subendo la straripante forza dei Lombardi, che al 21esimo arrivano ad un passo dal raddoppio con Fiorillo che dice no a Caracciolo, salvando la sua porta però solo per qualche attimo, visto che poco dopo è Lairone di testa a saltare quasi indisturbato, mettendo il pallone in rete per il 2-1 bresciano. Il Pescara vede le streghe, entrano in campo Cocco e Carraro, ma le cose non cambiano però per la formazione adriatica, che rischia di crollare. Si salva prima al 28esimo con Fiorillo che dice no a Curcio su punizione, poi alla mezz'ora con il portiere pescarese che dice no questa volta a Torregrossa. Il portiere biancazzurro con le sue parate tiene in partita gli abruzzesi, che dopo aver rischiato il tracollo cercano di respirare. La squadra del presidente Sebastiani, frastornata ma ancora in partita grazie ai colossali errori sotto rete dei padroni di casa, nell'ultimo spicchio di partita con Baez al posto di Valzania, prova il tutto per tutto sfiorando con Cocco al 94esimo il gol del 2-2, ma il giocatore sardo in area bresciana non inquadra lo specchio della porta e l'immagine del Pescara di oggi, fragile e quasi impotente di fronte agli avversari. Questa squadra ha perso sicurezza nelle ultime partite, lo aveva già fatto anche durante la gestione Zeman. Come se ne può uscire, considerando anche un calendario che non è amico? Sabato c'è il Palermo, poi c'è il Bari. Tu hai detto il problema non è Epifani, il problema è questa squadra che non riesce ad imporsi sul piano del gioco, anche al cospetto di avversari che sarebbero alla sua portata. Come secondo te si può uscire da questa situazione? Dando di più, cercando di avere più coraggio, che in questo momento manca, di essere attenti sulle palle quando ci si difende, stare attenti alle palle dove non devi prendere gol, perché se regali magari qualche situazione agli avversari, in questo momento che mentalmente sei un pochettino fragile, decade tutto. Se ne esce lavorando, cercando di tenere testa alta. Anche se veniamo da un momento negativo, però che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare, nel calcio si lavora e si deve cercare di tirarsi fuori il prima possibile. Ai tifosi cosa ti senti di dire? Perché a fine partita questi tifosi, che stasera erano a Brescia, hanno chiamato la squadra, però sono oggettivamente ed obiettivamente sconcertati anche un po' i tifosi. Ai tifosi li possiamo solo ringraziare noi, in questo momento siamo in grosso debito con loro, perché i risultati dicono questo. Sotto l'aspetto dell'impegno, ragazzi, non gli posso dire niente. Sotto l'aspetto dei risultati siamo in grosso debito con i tifosi e quindi ci sentiamo in difetto con loro, e questo ci deve aiutare a tirar fuori quel qualcosa in più che in questo momento a questa squadra manca. E in Serie C invece il Teramo scende in campo domani pomeriggio alle 14:30 contro il Gubbio, partita in trasferta ma da cui potrebbe passare la salvezza. Out Bifulco e Rossi, il difensore esterno arrivato a gennaio. Per le ultimissime andiamo proprio a Teramo da Ania Cantagalli.
Il Teramo domani a Gubbio in uno scontro salvezza fondamentale per il cammino dei biancorossi, squadra dei Paladini che invece affronterà una formazione reduce da un momento difficile, ma è chiaro che in caso di vittoria Speranza e compagni compierebbero un passo probabilmente decisivo in ottica salvezza per la permanenza nella categoria senza passare dai play-out. Ma ascoltiamo Paladini. Sicuramente cercheremo di fare la partita perfetta, non sarà una partita facile perché incontriamo una squadra che ha bisogno di punti e quindi dovremmo stare molto attenti. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso nelle ultime 5-6 partite, cercando di continuare su questo trend qui, quindi l'obiettivo è quello lì. Ma sicuramente vincere sarebbe importante, però non sarà semplice. L'obiettivo è quello di cercare di fare un'ottima partita, cercando di non concedere nulla agli avversari e se è possibile di vincerla con l'equilibrio giusto. Dal fronte formazione si va verso la conferma dell'11 che ha vinto domenica scorsa qui al Bonolis contro la Triestina. C'è da sostituire Sales in casa Teramo, Varas e Pietrantonio sono in lizza per una maglia. In attacco invece dovrebbero essere confermati Bacio Terracino, Gondò e San Domenico, posti blindati anche in difesa, e lo stesso dovrebbe essere anche a centrocampo. Non ci sarà neanche Tullis, qualificato per 2 giornate. Dall'altra parte assenza importante del Gubbio perché mancherà il bomber Marchi, autore finora di 13 reti, squalificato anche Dierna, il difensore centrale, ma ovviamente la squadra di Sandriani cerca anch'essa punti fondamentali per la salvezza. Ma sicuramente Marchi è un giocatore, ha fatto 13 gol, quindi non, un giocatore importante, no? per la categoria, non solo per il Gubbio ma anche per la categoria. Però anche per noi Sales era un giocatore che stava facendo veramente bene. Però abbiamo altri giocatori, ma uno dei due sarà il sostituto di Sales. Ma noi dobbiamo continuare su questa, come dicevo prima, su questa strada e quindi cercare di avere questo entusiasmo, questa voglia di fare risultati a tutti i costi e poi vedremo quello che accadrà. Sicuramente loro sanno di avere una partita importante, non perché giocano contro il Teramo, ma perché è una partita per loro che potrebbe essere quella del rilancio, no? Mi aspetto una partita difficile, una partita contro una squadra che ha bisogno di punti, come d'altronde ne abbiamo bisogno noi, e quindi sarà una partita difficile. Ripeto, tutte le partite vanno giocate e questa forse in questo momento è la gara più difficile che abbiamo. E sempre rimanendo in casa Teramo, una notizia di mercato perché c'è un nuovo portiere che arriva in biancorosso, si tratta del classe 1994 Matteo Ricci, ex Pontedera e Olbia, è attualmente svincolato. Il Teramo l'ho messo sotto contratto perché l'infortunio di Marino Bifulco potrebbe essere più grave del previsto e allora il sodalizio Teramano ha ingaggiato Matteo Ricci, che diventa così il quarto portiere stagionale dopo Bifulco, appunto arrivato nel mercato di gennaio. Calore attualmente è titolare e che domani difenderà i pali della porta biancorossa. Lewandowski, di proprietà del Teramo ma in prestito al Monopoli, e appunto Matteo Ricci che domani sarà in panchina a Gubbio per il match contro gli Umbri. Scendiamo adesso in Serie D perché quella di ieri è stata una giornata caratterizzata dal turno prepasquale di campionato. Unica abruzzese sconfitta l'Aquila, che al Tubaldi di Recanati cade 2-1. Il servizio della partita di Stefano Recanati, vediamo. Terra amara quella marchigiana per l'Aquila, dove ha raccolto solo 4 punti in 7 trasferte. Sfortunata e anche un po' ingenua la squadra di Battistini, che cede l'intera posta alla Recanatese di mister Alessandrini. Il mister della Recanatese conferma in blocco la squadra che ha battuto 4 giorni fa il San Nicolò, con Lunardini in regia e Olivieri a sostegno di Pera e Falomi. L'Aquila, che arriva a questo appuntamento dopo il pareggio nel derby con l'Avezzano, è decisa a conquistare un posto playoff andando oltre i problemi societari. Fischia il signore
signor Campobasso di Formia. Buon inizio della squadra abruzzese. Al settimo, primo squillo aquilano con Boldrini, che di destro prova al volo, bravo il portiere di casa Piangerelli a deviare in angolo. Al tredicesimo, buono lo spunto di Boldrini in area di rigore, il suo assist per il Tapine viene deviato in calcio d'angolo. Al diciottesimo risponde la Recanatese, buono l'assist di Giaccaglia per Falomi, ma il passaggio per Pera viene letto perfettamente dalla difesa ospite. Al ventunesimo ancora l'Aquila, buono lo scambio tra Caffiero e Boucher, con quest'ultimo che pennella per la testa di Padovani, ma il suo colpo di testa è debole e facile presa del portiere di casa. Al ventinovesimo il gol della Recanatese, bello il cross dalla destra di Marchetti in aria, dove all'appuntamento con il gol arriva il solito Pera per il vantaggio della squadra leopardiana. Al 32esimo meriterebbe il miglior sorte il tiro al volo di Ibe, ma il suo tiro si perde ancora di poco al lato. Capovolgimento di fronte e della Recanatese a sfiorare il gol. Tiro dalla distanza di Marchetti, Farroni respinge corto, si avventa sulla sfera Falomi, ma è super la risposta del numero 1 ospite. Al 36esimo ancora Boldrini, il più attivo dei suoi, chiama la risposta in angolo il bravo portiere di casa. Al 44esimo arriva il meritato pareggio per la squadra di Battistini. Pasticcio in area di rigore della squadra di casa, respinta corta del portiere Piangerelli, si fionda sulla palla Padovani, ma viene steso da Rinaldi. Nessun dubbio per il signor Campobasso a concedere il rigore, che il capitano Boldrini trasforma con un cucchiaio per il pareggio, su cui si conclude il primo tempo. La ripresa riparte con entrambe le squadre decise a far bottino pieno, ma sottotono rispetto all'avvio di gara. Doppio cambio per la squadra di Battistini, che manda in campo De Julis per Ibe e Di Paolo per l'autore del gol dell'1-1 Boldrini. Al 14esimo ottima la girata in area di Falomi su cross di Marchetti, provvidenziale il tocco di un difensore rosso-blu. Al 25esimo proteste della squadra aquilana, Sieno si invola sulla fascia sinistra, entra in area ma cade a terra, forse per una trattenuta da parte di Candolfi, ma in questa occasione Campobasso di Foligno non se l'è sentita di assegnare il secondo rigore per l'Aquila. Tre minuti più tardi ottima la combinazione tra Falomi e Pera, ma il diagonale del bomber di casa viene deviato in angolo, ma al 40esimo arriva il nuovo vantaggio per la squadra di casa, schema da calcio di punizione dalla sinistra, Marchetti mette in mezzo dove arriva l'appuntamento il solito Pera per il nuovo vantaggio locale, per l'attaccante di casa è doppietta personale e 17esimo gol da quando è arrivato in terra leopardiana. Dopo 7 minuti di recupero, la Recanatese batte per 2-1 l'Aquila e continua così la sua striscia positiva, di contro l'Aquila che sicuramente può recriminare per il rigore non concesso nella ripresa, ma che tra i mille problemi cercherà di lottare fino alla fine per un posto nei playoff. Vittoria in rimonta invece per il Pineto, che va sotto contro l'Olimpia Agnonese, ma trova la forza di rimontare e vincere 2-1 il servizio della partita di Roberta Di Sante. Vittoria in rimonta per il Pineto, che batte di misura l'Agnonese al Mariani Pavone al termine di una partita combattuta con i Granata in inferiorità numerica per mezz'ora nella ripresa. Pino Di Meo conferma in blocco la formazione che ha battuto la Vastese con Walter Guerra e Ceria in appoggio a Santoro. Ampio turnover in casa Pineto con Amaulo che rispolvera il 4-3-3, lascia fiumare Esposito e Marianeschi in panchina e si affida alla freschezza di Direnzo a centrocampo e punta sull'ex Gragnoli in avanti nel tridente con Cercelluti e Tomassini. Prima frazione di marca ospite con i Granata che sfiorano il vantaggio al decimo quando sugli sviluppi del corner Corbo centra la traversa. 10 minuti più tardi sono ancora i Molisani a farsi vedere con una conclusione di Ceria, ma Zocchetti pare in due tempi. Il Pineto fatica a creare gioco e a scardinare le maglie della difesa molisana. Alla mezz'ora di Renzo ci prova da fuori ma trova pronto Faiella. Guerra è una spina nel fianco della difesa biancazzurra. Tutte le azioni Granata passano da lui e al 34esimo è proprio Guerra a confezionare il cross per Santoro, tutto solo sul secondo palo, ma l'attaccante sbilanciato spreca. Nel finale al 44esimo l'occasione più ghiotta per il Pineto nei primi 45 minuti quando Pezzotti dalla sinistra pesca Tomassini sul primo palo, il pregevole colpo di tacco e la parata d'istinto di Faiella. La ripresa è subito scoppiettante, l'Agnonese scende in campo col piglio giusto e al quarto passa con Cassese, bravo a trovare la girata vincente. Sulle ali dell'entusiasmo i Granata potrebbero raddoppiare, Guerra incontenibile svaria su tutto il fronte ma la conclusione è fuori. Al nono Amaulo inserisce forze fresche, fuori Cercelluti, dentro Di Rocco. Al 14esimo l'episodio che cambia gli equilibri in campo, Rullo commette fallo su Tomassini in contropiede, rimedia il secondo giallo di giornata e lascia i suoi in 10 dell'ultima mezz'ora. Sugli sviluppi del calcio di punizione Mariani va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. Altre due sostituzioni per Amaulo che si riveleranno decisive, dentro Fiumara ed Esposito per Di Renzo e Mariani. Ora il Pineto con l'uomo in più allarga il gioco e al 28esimo perviene al pari. Fiumara è entrato benissimo in partita, serve l'assist al vaso per Di Rocco che tutto solo insacca per l'1-1. 5 minuti più tardi ancora Fiumara, questa volta va di prima intenzione dal limite ma con Faiella battuto e Frabotta a compiere il miracolo sulla linea.
al 35esimo, l'episodio che farà infuriare Di Meo a fine partita. Giglio si incuna in area e viene messo giù. I Granata vorrebbero il calcio di rigore, ma il direttore di gara Maria Marotta, su segnalazione dell'assistente danese, fischia il fuorigioco dell'attaccante molisano. Nei minuti finali la stanchezza si fa sentire, l'uomo in meno pesa sulla manovra dei molisani e al 41esimo il Pineto compie il sorpasso. Ancora un ottimo Fiumara, serve il secondo assist di giornata per Esposito, che sul secondo palo sigla il gol che vale 3 punti. In chiusura di gara gli animi si accendono e Pino Di Meo viene allontanato dalla panchina per proteste. È l'ultimo sussulto di una gara che premia la reazione degli abruzzesi, capace di rimontare lo svantaggio con gli uomini partiti dalla panchina, e che punisce forse oltremodo un Agnonese autrice di un buon primo tempo, lasciando qualche strascico polemico da parte granata su alcuni episodi. E con questo servizio chiudiamo anche l'edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.